Ciao a tutti ragazzi e ragazze di YouTube. Allora, perché questo ritorno? Ve lo spiego andando avanti. Allora, volevo fare questo video un po' per me, un po' per fare compagnia a chi potrebbe mai interessare un Get Ready With Me, dove essenzialmente ci andremo a preparare per andare, come ho detto, come dirò anche nel video, dalla camera alla cucina, perché al momento siamo sotto lockdown, seppur nella fase 2 al momento, però comunque sotto lockdown, ecco, le cose non sono ancora riprese come erano prima. Quindi in tutto, vabbè, nel video spiego anche un po' il fatto perché non ho più caricato video sul canale, sono successe veramente tante cose a lungo termine e quindi le cose vengono sempre poi posticipate. Adesso mi sembrava un'ottima occasione per riprendere, visto che avevo molto tempo, intanto per riprendere dimestichezza, scusate, con la camera, perché perché è un po' difficile, anche se ho chittato una postazione power molto più figa di quella di prima e che mi piace molto di più. E poi cosa dire? I miei capelli sono scemi, ma perché bene o male abbiamo un po' tutti dei capelli osceni in questo periodo, tranne il nostro presidente che ha sempre il ciuffo perfetto. Però sono scemi e questa è l'unica acconciatura che riesco a farmi, perché sono piena di capelli bianchi e devo farmi la tinta. Solo che non voglio tipo farmi la tinta e poi aspettare un altro mese per uscire, quindi la sto posticipando il più a lungo possibile, fin quando proprio non riuscirò più a vedere. Spero che voi siate tutti a casa, che siete tutti bene in questa situazione. Spero che la ripresa della vita normale si avvicini il più possibile, perché ormai sono 2 mesi che siamo chiusi dentro casa. Però vi invito a rispettare la legge e ad avere il vostro senso civico. Io attualmente sono a Milano, quindi sono in Lombardia, una delle zone, ecco, dove questo virus ha camminato forse più di tutti. Però sto sperando, diciamo, che anche un passo alla volta, anche un piccolo passo alla volta, si riesca a tornare alla situazione di verosimil vita come era prima. Sicuramente non tornerà mai tutto come era prima, però spero che almeno riusciamo a riprendere quella un po' di libertà, ecco. Nel frattempo sono qui, quindi siccome nel frattempo sono qui, adesso sto portando avanti altre cose, e anche perché io, lavorando in palestra, al momento noi siamo chiusi e non abbiamo possibilità di fare smart working, quindi non posso neanche dire che tipo faccio smart working dentro casa, perché in realtà non lo faccio, perché non possiamo farlo. E quindi sono proprio qui a alone by myself a vedere film. Mi sto vedendo tipo tutta la saga dei Marvel, che non avevo mai visto se non qualche filmetto così, mi sta piacendo tantissimo. E insomma, porto avanti le cose, ho ripreso tutti i miei disegni, le mie illustrazioni. Quello che in realtà mi auspico è di portare avanti queste cose anche quando riprenderà la vita normale, perché quello poi è il difficile, portare avanti un po' tutto nel mentre che tu hai anche i tuoi impegni di lavoro, eccetera. Allora, nel frattempo io vi lascio questo video, spero vi possa fare un po' di compagnia. Ovviamente il make-up non è assolutamente ricercato, perché è un make-up da quarantena. Se non siete ancora in scherzo. Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate il tastino qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Spero di farvi compagnia in questo pomeriggio e vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao! Allora, come state passando la quarantena? Io non sono più abituata a stare qui davanti, scusate questa faccia bianca che matcha sempre il muro, però se già prima facevo fatica a prendere un po' di sole, adesso è impossibile, e quindi sono ancora più bianca del solito, sì, lo so. Allora, inizio intanto, così vi racconto di, diciamo, della premessa che ho fatto, di che cosa è cambiato in questi solo 11 mesi, quanto è passato dall'ultima volta che ho fatto un video.
Ah, nel frattempo applico la mia crema idratante, che è la crema giorno idratante rinfrescante di Nivea, più facile di così se more, ma ultimamente diciamo che... Non avevamo tantissimi prodotti alla portata, visto che tante cose sono chiuse, quindi anch'io mi sono un po', diciamo, adattata a quello che c'avevo e quello che sono riuscita a reperire. E come contorno occhi invece avevo preso ai tempi questo qui, che è il Q10 Power contorno occhi sempre di Nivea, e quindi metterò un po' di questo. Io in genere lo metto tipo su un ditino e poi lo vado a mettere qui sotto. Adesso nel frattempo aspettiamo un attimo che tutto questa idratazione si asciughi e poi procediamo con questo make up per arrivare praticamente alla camera, alla cucina. Prima domanda per cui magari qualcuno può essere in disaccordo: allora, non è che bisogna truccarsi nel mentre che si sta a casa? Io sinceramente lo faccio, tra l'altro mi sono data anche delle regole, cioè che lo faccio tipo durante la settimana, poi il weekend evito, ma lo faccio semplicemente perché se sto tutto il giorno struccata o in tuta piuttosto che in pigiama, il mio cervello pensa tanto non devi fare niente e quindi non farà niente, cioè, ma il niente più assoluto, cioè magari mi metto davanti a Netflix e lo guardo tipo per il giorno intero. Quindi devo convincere il mio cervello tipo a prepararsi almeno un minimo, cioè il minimo necessario per almeno fare qualcosa o cercare di fare qualcosa, inventarsi di fare qualcosa, perché anch'io al momento non sto lavorando, adesso non sto neanche più facendo lo smart working, quindi ho praticamente tutta la giornata a disposizione, che da una parte è una cosa fantastica, dall'altra parte dopo 2 mesi diciamo che fai un po' difficoltà a inventarti cosa fare. Per un refresh e per dare diciamo un prime, mi spruzzo lo spray della NYX, questo è il Bear With Me, e io lo amo anche solo per dare un refresh. Poi punto 2, perché sono tornata qui? Perché in realtà avevo ipotizzato di farlo tempo fa. Scusate se guardo qua perché sto cercando un pennello. E solo che poi che cosa è successo? Sono successe veramente tante cose. Allora, se devo partire, cioè, se faccio un, diciamo, un andiamo indietro nel tempo, allora è successo che ho cambiato lavoro quasi sì, un anno fa più o meno, e quindi mi sono un po' concentrata più su quello perché era una cosa, è tuttora una cosa nuova per me, e quindi dovevo imparare, cioè, veramente l'ABC. Quindi ho dovuto almeno all'inizio, e l'inizio si tratta di 2-3 mesi, concentrarmi su quello perché dovevo imparare programmi nuovi, metodi nuovi, cose tecniche che io comunque non ho mai fatto, e quindi ho dovuto insomma macinare tutte queste informazioni, tant'è che i primi mesi faticavo anche ad avere un giorno libero perché mi spostavano, io lavoro in palestra tra virgolette, mi spostavano da una sede all'altra, e quindi mi ricordo appunto tipo gennaio che ho avuto 2 domeniche libere in un mese, ho lavorato praticamente tutti i giorni, quindi non avevo tempo di fare nulla. E poi per qua nel frattempo mi vado a mettere un po' di correttore, questo è The Essence You Better Work, e io vado semplicemente a mescolare, vedete sono tutti belli mescolati, un po' tipo gli acquerelli. Allora, riprendendo il discorso di prima, quindi all'inizio ho dovuto un po' mollare per il semplice fatto che ho dovuto iniziare a fare cose nuove e volevo un attimo concentrarmi un po' di più su quello. Poi che cosa è successo? Che la mia amata cara sorella, ciao Giorgia, se n'è andata, quindi se n'è andata, adesso invece di vivere a Milano vive a Londra, e quindi c'è stato un momento di sconforto in cui davvero, cioè, allora, noi siamo state veramente insieme dalla notte dei tempi, cioè sempre abbiamo visto insieme, quindi nel momento in cui la mia stellina se n'è andata mi sono sentita un po' persa, diciamo, ecco, e quindi ho dovuto recuperare un attimo il tutto, poi tra cui c'era anche da organizzare il fatto che, ecco, dovevo trovarmi una nuova coinquilina,
Quindi ho dovuto anche fare delle modifiche all'appartamento per sistemare una camera in più e per trovare una nuova ragazza che poi alla fine ho trovato. Però ecco, c'è stato un bel periodo di cambiamenti. Poi nel momento in cui io non volevo, diciamo, riprendere le cose mollate o comunque lasciate a metà, eccetera, ecco che spunta fuori un'epidemia mondiale. E quindi quel momento lì ovviamente nessuno ha pensato a tutto questo. Però alla fine, forse stando sempre da sola, cioè o comunque avendo tanto tempo a disposizione per pensare, cioè ripensavo alle cose che avevo lasciato indietro e che comunque per me erano cose che mi piacevano, progetti che mi piacevano, come questo di YouTube alla fine. E quindi poi mi sono detta, no, sì, adesso riprendo in mano la situazione, mi sono acchittata una nuova postazione, tra l'altro molto figa rispetto a quella che avevo prima, molto più facile, quindi in realtà io stavo già progettando di tornare a fare video, solo che ho avuto degli imprevisti, perché 2020, anno bisesto, anno funesto si dice, e non è una coincidenza. Ho dovuto un attimo temporeggiare. Ah, come fondotinta applico, questo è il fondotinta di Revolution, che è abbastanza particolare nel senso che ha questo applicatore fatto in questo modo, come se fosse tipo un correttore gigante. Allora, io lo metto direttamente da qua, vi dico la verità, però ne metto veramente pochissimo. Vado un po' a puntini, ne metto veramente poco perché cioè, sto solo, insomma, voglio dire, dentro casa di metterne il meno possibile, sinceramente, uno perché non lo vorrei sprecare tutto per stare dentro casa e due perché vabbè, non ho bisogno di tutta questa copertura qui dentro e lo metto giusto per uniformare un po' l'incarnato e per non lasciare le cose a metà. E vi dico il colore, ma è chiarissimo, tanto questo è il mare. Allora, dovrebbe essere F4, che è quello che è scritto qua, se non sbaglio errata, perché non c'è scritto nient'altro. Tra l'altro è anche un fondotinta cruelty free and vegan. No, carino, mi piace. Ogni tanto io cerco di applicarlo rispruzzando con questo il pennello per il fondotinta, per il semplice motivo che certe volte tende a seccarsi un po' troppo per i miei gusti e va un po' dentro le pieghette della pelle, quindi cerco di applicarne veramente poco perché non mi piace l'effetto pieghe faccia troppo piena, ecco, soprattutto adesso che tanto. Allora, poi vado a mettere il correttore solo qui, ed è questo di Essence Camouflage, che io lo trovo, sarà tipo il quarto, quinto che compro, che non è per niente male, di prodotto ce n'è tanto, il prezzo è bassissimo e ci sono anche abbastanza colori, stranamente mi è parso di vedere, però non mi vorrei sbagliare. Come cipria metto questa qui, sempre di Essence, sembra un video totalmente Essence, in realtà è pura casualità, e la mia, almeno di cipria, è la 10 Light Beige, ma la vado a mettere tra l'altro un po' solo col kabuki perché il mio pennello da cipria mi perde peli al momento e quindi non voglio usare, e lo vado a mettere solo un po' qui sotto, tamponando, non portandomela via, un po' sulla zona T. Allora, io ho un amore e odio per le sopracciglia, nel senso che cioè un po' ce n'ho tante, un po' però da questa parte sono diverse da quest'altra e poi cioè non le voglio riempire proprio tantissimo al momento. E poi ho questo pennellino che è praticamente perfetto ed è di Zoeva, è il numero 322 Brow Line. Vedete che ha questa forma così, un po' tipo angolato, quasi per mettere, diciamo, l'eyeliner, però leggermente più spesso. È una bomba. Poi, allora, che ci crediate o no, siamo quasi arrivati alla fine. Allora,
Altro pennello, questo è sempre di Zoeva, la collezione per chi interessa si chiama Rose Golden, infatti i pennelli sono tutti così, ce ne sono alcuni che a me piacciono tantissimo. Allora, ma io sto utilizzando esclusivamente la palette Naked 3 di Urban Decay, che è tra le mie preferite, bravo, il fatto che mi stiano finendo degli ombretti mi sta facendo impazzire. Allora, vado a prendere il colore Limit, che anche lui poverino non ce la fa più, mi sta abbandonando, e lo vado a usare come praticamente unico ombretto. È un ombretto matte. Ah, vedete, un ombretto matte che però riprende un po', diciamo, il rosa, una specie di rosa antico, un po' caldo comunque, non freddissimo. A me piace molto, infatti il fatto che mi piaccia molto si vede dalla palette, perché è qui e sta andando via, ci sta abbandonando. Dopodiché vado con un pennello, diciamo, da sfumatura, questo forse non posso più dire il numero perché se n'è andato, però anche questo era di Zoeva, ma vado, era, è ancora tuttora con noi, ma secondo me per poco, giusto a sfumare un po' il tutto, ma comunque come una cosa iper mega leggera. Dopodiché, no, perché l'ho chiuso? Non si sa, come diciamo illuminante qui vado a mettere quest'altro che si chiama Dust, scusate, non trovavo, che è questo qui, che in realtà lascia un bel po' di glitterozzi, prendere blu, devo prendere proprio poco e poi toglierne, però è molto carino perché poi essendo che è tutto rimanda un po' al rosato, molto carino per illuminare. Poi come blush, non essence stavolta, prendo questo, è il blush della NARS Orgasm, che ci piace molto, a me è sempre piaciuto molto, qui sono sempre dei pareri discordanti, però a me piace, a me è sempre piaciuto perché questo, diciamo, pesca con i glitterini un po' dorati, mi è sempre piaciuto molto, quindi sì, sto facendo una roba totalmente rosa, ma vabbè, ci sta, secondo me ci sta così. Poi, allora, last but not least, quasi last, andiamo a prendere il mascara, io uso questo di Essence che è I Love Extreme, che è questo qua, che ultimamente è uno degli ultimi che ho comprato, sì, perché poi insomma non potendo uscire più quindi non ho comprato praticamente niente, però mi piace molto come mascara. Ah, questo è l'effetto del mascara, no, bello, però molto molto naturale. E vado a mettere anche dall'altra parte. Allora, non volevo mettere illuminante, ma poi ho cambiato idea. Cioè, ho cambiato idea perché non lo so perché poi ho detto vabbè, però ce l'ho. Allora, l'illuminante è di Wet n Wild Mega Glow e Lighting Powder ed è questo qui, che è super super bello. Lo faccio vedere qui. Tra l'altro questa è la versione, diciamo, si vede? Sì. È la versione, diciamo, per le pelli molto, secondo me, sai, una versione per pelli con sottotono freddo, però c'è anche una versione gold. Allora, dicevo, io un po' ce l'ho, che è da, diciamo, illuminazione, glitterini messi da Orgasm di NARS. Questo qui, tra l'altro, vabbè, vanno un po' in disaccordo perché quelli sono dorati e questi sono freddi, rosati, però comunque si vedono talmente poco che... Però vedete che si vede bene questo. Poi è super carino, eh. Ho comprato un pennello per illuminante bellissimo di Wet n Wild, se non vado errata. L'ho lasciato nelle Marche. L'ho lasciato nelle Marche, non so neanche dove, tra l'altro, e quindi non lo trovo più. Era bellissimo.
Allora, come burro cacao vado a prendere questo qui che mi hanno regalato tempo fa. Sì, è verde, ma in realtà è rosa. E la marca è Lost Identity, lo trovate da Sephora. E non vi fate ingannare dal colore perché in realtà sulle labbra poi vedete che diventa rosa. Essenzialmente è questo, e vabbè, questo non voleva essere tutorial perché vabbè. E voleva essere semplicemente un video get ready with me per stare un po' insieme, parlare un po' e del perché appunto non ci sono più stati video nell'arco di quasi un anno, perché ci sono stati tanti cambiamenti e quindi adesso piano piano riprenderemo tutto. E poi mi auguro che tutti voi siete, diciamo, a casa e stiate tutti bene e speriamo di riprendere le nostre vite in qualche modo verosimili a come erano prima. Sicuramente non sarà tutto uguale a prima, però cerchiamo di riprendere un ritmo che ci consenta una maggiore libertà. Ecco, adesso non voglio dilungare troppo perché sennò mi candido come presidente. Quindi adesso vi lascio, spero di avervi fatto almeno un po' di compagnia e vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!